Diana, tu ci hai scritto parlandoci di problemi di anoressia, quindi di alimentazione, ma anche di dolori cronici. Ci vuoi raccontare qualcosa? Io da diversi anni purtroppo soffro di dolore cronico, è partito tutto col ginocchio, mi è stata diagnosticata purtroppo una malattia rara alla gamba e successivamente quest'anno i dolori si sono diffusi alla parte sinistra del corpo, purtroppo coinvolgendo braccio, metà faccia e questi dolori mi hanno portato anche a delle parestesie, quindi differenze di sensibilità e di percezione. Ho fatto tantissimi esami, inizialmente si pensava fosse SLA purtroppo, quindi io ho vissuto la scuola in modo anche molto stressante perché ero convinta di avere la SLA. Poi Certo. successivamente, fortunatamente dagli esami è emerso che non ho la SLA, quindi tutti gli esami per questa malattia sono risultati negativi. Tuttora stiamo cercando di approfondire perché non si conosce ancora il nome della malattia, che ha colpito braccio, faccia. E a causa purtroppo del dolore e dello stress è subentrata l'anoressia. I primi pensieri sono iniziati a novembre, però poi a marzo sono caduta proprio in pieno in anoressia, ho perso 14 kg in 3 mesi ed è stato molto, molto pesante. Tuttora sto combattendo ed è molto, molto pesante, è un vero e proprio mostro. Sì, mi hanno detto che è stato un po' un insieme di cose, appunto, io ho sofferto molto la DAD, soprattutto lo stress del lockdown, e quindi è stato un po' un insieme di cose che mi ha portato ad avere un crollo tutto insieme. Diana, innanzitutto tanti auguri di buona guarigione, insomma, e ti auguro di superare anche questo mostro dell'anoressia, come l'hai definito tu. Se dovessi consigliare ai tuoi coetanei, ai tuoi amici che avessero i tuoi stessi problemi, come affrontarli, cosa diresti loro? Ma senz'altro gli direi di impiegare tutte le loro energie, tutta la loro forza nel combattere questo mostro e qualsiasi problema, perché la forza noi ce l'abbiamo, anche se non sembra, anche se magari a volte ci sentiamo soli. In realtà non siamo soli, la forza ce l'abbiamo ed è importante impiegare tutte le nostre energie, perché alla fine vinceremo noi, anche contro i mostri che ci sembrano più terribili. E poi un consiglio che mi sento di dare proprio di cuore è quello di chiedere aiuto, parlare. Se notate che c'è qualcosa che non va, parlatene, prendete dei punti di riferimento, che siano degli amici, dei genitori, degli insegnanti e chiedete aiuto, perché questa è la cosa più importante di tutte, davvero. Diana, posso chiederti tu a chi hai fatto riferimento in questo periodo? Ma io inizialmente, senz'altro i miei genitori, ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho parlato subito con i miei genitori. Poi ho fatto riferimento molto anche agli insegnanti che mi sono stati davvero vicinissimi. Io adoro i miei insegnanti, mi sento davvero molto legata a loro. E poi insomma anche alla mia migliore amica, senz'altro. Ho fatto riferimento un po' a poche persone, in realtà non a tante, perché non ne ho parlato con tutti di questo problema, però poche ma buone, insomma, persone che hanno saputo aiutarmi e capirmi. Diana, tu ci hai anche scritto che per una fase avevi deciso quasi di abbandonare la scuola e poi hai detto per fortuna che non l'ho fatta. Ci parli anche di questa tua emozione per il 100 alla maturità? Sì, io all'inizio appunto avevo deciso di abbandonare, ne ho parlato, ne avevo parlato anche con i miei genitori, loro mi hanno convinta a non mollare perché sarebbe stata veramente una cavolata, e quindi ho continuato stringendo i denti, mettendocela sempre tutta, e quando ho visto il 100 la prima emozione è stato il pianto. Io sono una persona molto emotiva, molto sensibile, mi sono messa a piangere. E la prima cosa che ho pensato è ce l'ho fatta, ho vinto io contro tutto, quindi sono stata molto contenta.